Benvenuti a Master and Servant, Crusader Kings 2, Irlanda. Oggi è l'ultima lezione di questa serie dedicata all'Irlanda. Siamo io e il mio magister Smoisley e tiriamo le Ciao. somme. Ciao a tutti. Eccoli. Cosa è successo negli ultimi compiti? Durante l'ultima sessione di compiti che avete visto e dovete vedere, e se non volete vedere fa niente. Ho finalmente raggiunto quello che mi serviva per ottenere il regno, cioè il 50% delle contee più una. Quindi avevo questo e ho conquistato Dublino. In più ho ottenuto 350 gold, un sacco di prestigio, ma ne avevo già, e tanta pietà che mi mancava. Quindi ho fatto una fatica orsa solamente per portare su queste cose, a causa delle statistiche di merda del mio personaggio, che erano ancora peggio prima dell'intervento di Smois. E ce l'ho fatta, siamo quindi diventati Eire. Eire a metà, in realtà, perché abbiamo ancora due blocchi autonomi, che sono il Mumu, che è un ducato, era formato da quattro contee, adesso vedremo quante diventeranno. E il Laghin, che è anche il Cildara, che per natura divina è di Dublino, quindi è roba già mia, almeno in realtà è tutto mio. E cosa è successo nelle ultime battute? Sono diventato re, quindi il mio primo figlio erediterà il titolo, ma è nata una rivolta paesana, contadina, Stizzoteci. Stizzoteci i coglioni, di 1700 soldati impreparati in Tir Egoain. E durante le prime battute di guerra, che adesso faccio andare avanti, tanto chi se ne frega, loro hanno preso questa zona e sono passati in Argialla. Io sono andato lì e mi sono ripreso la zona. Quindi ce la stiamo giocando. In realtà la nostra guerra è proprio messa lì. Siamo al 13% di war score a nostro sfavore, ma non ci Sì, vogliono ma dare andrà giù perché loro non possono continuare. Oh, è successo qualcosa a sud? Osraige è diventato di qualcuno. No, è finita la guerra, probabilmente. Sì. Quindi Mumu ha preso Laighin. E Io io ti dico che ho c'ho. perso la connessione con la partita, per cui non vedo più lo schermo. Ah, ok. Ecco, ce l'hai di nuovo? Sì, ce l'ho di nuovo. Perfetto, Perfetto. sì. È diventata appunto di Osrage. Quindi in Esatto. questo momento il Mumu si sta veramente spingendo a tentare di attaccarti il più possibile. Essendo tu in guerra, Ah, cosa non succede qua? puoi. Brava, Sì, gestire. non vogliono pagare extra tasse Va bene. a Dublino. Simpatici. Comunque il Cildara tenta di prenderlo il prima possibile perché il Mumu, se si prendesse anche il Cildara, sarebbe veramente un offer of facilitation. Non puoi ancora, però lo potrei fra poco, secondo me. Cosa è successo? È venuto fuori qualcosa? Sì, a message about arrange matrilineal. Qui c'è la regina di la canessa di Serbia. Serbia che vuole Con dare a tuo il nipote. nipote in matrilineare la figlia. Sì. Quindi mio nipote va di là. Si Si può fare? Chi è mio nipote? può. Mio nipote È figlio di un nipote. di Di qualcuno di non importa. Di mia sorellastra, tua quindi sorella. accettiamolo. Sì, è buono. Buono. Allora, ti do i voti per questa partita, Dai. mentre vediamo che va avanti il tempo. Sì, lasciamo È andare un avanti il tempo. 7, un 7 perché sei riuscito nell'obiettivo principale, sei stato molto bravo. Hai fatto anche alcune cose secondarie, hai fatto tanti eventi della nuova espansione e così via. E non di più perché ti sei dimenticato alcune lezioni durante la strada, ma capisco anche che Crusader Kings ha una logica tutta sua, quindi è normale dimenticarsi dei pezzi o non riuscire a collimare i gap, a chiudere i buchi di Sì. connessione fra una regola e l'altra, perché non sono logiche, le devi sapere, è nozionistico, non è logico questo gioco. E detto questo, ho anche preparato la prossima sfida, che è un po' in tema, e tu non la sai ancora. No. E per cui voglio fare la sorpresa a te e agli altri. Allora, innanzitutto dico il gioco. Il prossimo gioco di Master Servant sarà Europa Universalis 4. Hola. Rimaniamo nel solco di Paradox.
La seconda cosa è che ti sposto dall'altro lato del mare d'Irlanda, del canale d'Irlanda, e ti darò l'Inghilterra, che non è ancora Gran Bretagna nel 1440. E sarà abbastanza interessante perché ti ritroverai innanzitutto a dover conquistare l'Irlanda dall'altro lato, probabilmente. Vedrai che sarà abbastanza ridicola come cosa. Ma l'Inghilterra ha varie vie, ne parleremo poi nella prima puntata, quindi bisogna decidere se andare per l'esplorazione, la colonizzazione, se puntare al continente. È perché purtroppo non esiste un territorio sicuro in Europa Universalis 4, è un gioco molto più difficile di Crusader Kings 2, però è più logico, quindi le regole che imparerai poi saranno, avranno più senso. Okay. E sarà interessante vedere quale canale sceglierai, se andare verso il continente, se abbandonare il continente, andare verso l'esplorazione, se fare un misto, se andare di brutto in guerra e tentare di imporre la tua volontà alle altre superpotenze europee, o se fare una gara alla colonizzazione, magari con Spagna, Portogallo e Francia. Interessante. Mi sta bene, sì. L'accetto volentieri. Qua io non riesco. No, mi sa che devi aspettare che crepino. O che crepi il tuo personaggio, dipende. Oppure buttare giù quelle truppe, ritirarle su tutte, rifare l'esercito, provare a vedere se è sufficiente andarlo a spaccare le reti. Se le butto giù, non West France and Lombard, the Euro War has ended. Perfetto, va a vedere il militare, per favore. Se io butto giù tutte, se le butti giù tutte, no, non avresti un granché, però non hai il totale, hai di meno. Però se le butti giù tutte, aspetti del tempo, potrebbe funzionare. Ma qui potresti, non va avanti, provarla. Quindi al massimo, però potrebbe ritornare a Tir Goyan. Ritornare a Tir Goyan, esatto, esattamente. Quindi sarei sempre lì, insomma, sempre con la guerra in saresti campo. Saresti sempre lì. Però qua stanno andando all'1%, siamo pari. Sì, perché tu hai il Tir Goyan, quindi se rimani lì in difesa, lui non ti viene a smazzolare, ce la fai. Ah, ti è nato un altro sì, figlio. Un altro figlio. Vabbè. Buono, niente. Va bene, quindi un la saluto. Partita è finita, la serie è finita, io adesso andrò avanti per conto mio. Sì, a giocartela come vuoi. Come finalmente voglio, o meglio, con le indicazioni che mi hai dato riesco a trovare un senso alle partite. Esatto. È una cosa importante. E se vi è piaciuto il video, vi è piaciuta la serie, vi è piaciuto tutto quello che c'è qua, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e venite a fare un salto sul gruppo Facebook che abbiamo, che si chiama The Breakfast Bug, che in realtà è una comunità molto attiva che è utilizzata anche da altri youtuber come punto d'appoggio per la comunità Facebook. E ci vediamo. Cosa è successo? Prendi l'ultimo. Sì, vai. Diligente. Diventi diligente, dai che diventa decente. No, non è vero. È possibile, muore prima di diventare diligente. O decente. Sì, questo, esatto. E quindi niente, ci vediamo alla prossima serie, che sarà, sì, a questo punto, Europa Universalis 4, Inghilterra.